Ciao ragazzi e benvenuti a tutti. Dopo mesi di rumors e tante voci inerenti al calciomercato, finalmente la Juventus campione d'Italia scende in campo. Maurizio Sarri e buona parte della prima squadra è scesa in ritiro ed è pronta per affrontare la nuova stagione. Quest'oggi, con i tanti rumors di calciomercato, ho deciso di scoprire quella che potrebbe essere la nuova Juventus. Molti parlano del solito 4-3-3 sarriano, un modulo che farebbe bene a tanti giocatori nella società bianconera, ma allo stesso tempo secondo me potrebbe penalizzare altri. A modo mio ho provato a fare quello che potrebbe essere la nuova Juventus di Maurizio Sarri, partendo dal portiere, il portiere dove ci sarà un dualismo, a mio modo di vedere, non sempre buono, tra Szczęsny e Buffon. In difesa, sulla fascia è da scoprire il destino di Cancelo, ma è molto probabile l'arrivo di uno tra Trippier e Meunier del PSG. Entrambi i giocatori infatti sono in uscita. Molto da vedere anche per quel che riguarda la coppia centrale, dove vi saranno Chiellini e Bonucci di conferma rispetto alla scorsa stagione. E come nuovi vi sarà il giovane talento proveniente dal Sassuolo, Demiral, e si è in attesa di magari ufficializzare De Ligt, giocatore comunque di fama ormai internazionale e che dovrebbe stare con Chiellini nella coppia difensiva titolare. Sulla fascia sinistra fiducia Alexandro, che magari potrebbe tornare quello dei primi fasti con l'ex tecnico di Napoli e Chelsea. A centrocampo la regia, il ruolo che in passato Sarri ha dato a Jorginho, verrà dato a Pjanic, giocatore che sarà sempre presente nel gioco bianconero. Mentre vicino a lui ruoteranno il giovane Bentancur e, a mio parere, i titolari che saranno Rabiot e Ramsey, giocatori comunque di caratura internazionale che assieme a Pjanic faranno parte di un centrocampo di primo livello. A mio modo di vedere, è qui che ci sarà la vera e propria novità sarriana, che tornerà al 4-3-1-2, modulo che lui ha lanciato ad Empoli. Trequartista titolare sarà Dybala, con possibili alternative. O magari in caso di addio dell'argentino vi saranno le possibilità Zaniolo, si parla di uno scambio possibile con la Roma con Higuaín, e Bernardeschi, calciatore che sì, parte dall'esterno ma che in passato ha ricoperto anche il ruolo di trequartista. La coppia d'attacco si profila devastante ed è quella che Sarri spera di ottenere il prima possibile, una coppia d'attacco formata da Mauro Icardi e Cristiano Ronaldo, coppia potenzialmente da oltre 50 gol a stagione. Adesso la Juventus, il calciomercato è appena iniziato, si proverà ad realizzare tutti questi obiettivi e ad ufficializzarli il prima possibile. Scusate per i giorni di assenza, purtroppo in questi giorni sono stato malato, capita a chiunque, e ci sentiamo nei prossimi giorni. Iscrivetevi al mio canale. Grazie a tutti.